Brava. Melvin, togli le mani da lì. Mi fa paura, posso scendere adesso? Sì, sì, tesoro. Hai capito, Walter? È più furbo di una volpe, lui. Solo 15 dollari ci ha dato. Ho visto, te l'avevo detto. È uno che guarda lontano. Sentite, ci armiamo di fucile, ci piazziamo ai confini della città, siamo allerta. E appena vediamo un serpente come quello, lo facciamo fuori. Eccezionale! Andiamo, Bart, siamo seri. Sì, mica siamo entrati in guerra. Dico solo di non farci cogliere impreparati. Dov'è lo zucchero? Rambo. Ehi, un momento, Walter è un radioamatore. Perché non provi a chiamare qualcuno a Bixby o la polizia? Oh, no, non ce la farei mai fino laggiù, ci sono le montagne. Oh. Melvin, tocca a te, andiamo. Tu fai una bella faccia spaventata. Il telefono non funziona, la strada è bloccata. Dobbiamo vedercela da soli. E a voi due questa cosa piace da morire, eh? Oh, andiamo, Nancy, è inutile sfottere in un momento come questo. Dobbiamo muoverci. Sì, che aspettiamo? Siamo completamente isolati. A sud ci sono i canyon e a est e a ovest ci sono le montagne. Ancora più spaventato. Ok. Ecco perché noi ci siamo fermati qui. È geograficamente isolato. Ci deve pure essere un modo per chiamare aiuto. Mica siamo sulla luna, in fondo. Vogliamo camminare per 38 miglia fino a Bixby? No, no, aspetta. Ecco, così. Ehi, ci sarebbero i cavalli di Walter. Fermo. Sì, ve li presto. Potremmo cavalcare fino a Bixby. Non è una cattiva idea. Niente male. Chi è che cavalca meglio? Ma ce ne sono milioni! No, è solo uno! Scappiamo! Scappiamo! Piani! Figlio di puttana. Si è messo KO da solo. Mi venisse un accidente. Si è ucciso. L'abbiamo ucciso. L'abbiamo ucciso. Vaffanculo! Ciao ragazzi. Che succede? Avete notato niente di strano poco fa? Sapete, io non vorrei... Che cos'è? Oh, non c'è problema. Avevo caldo. Allora, che facciamo? Beh, per prima cosa bisogna controllare se il nostro amico è ancora là sotto. Mi dai la tua vanga? Certo. Ma dico, non ce l'hai una casa? Ora capisci perché Edgar non scendeva da quel traliccio. Credo d'avere un'idea. Sentite, dobbiamo escogitare un piano, altrimenti quello è capace di farci morire qui. Ecco, appunto. Cerchiamo di essere più veloci di lui. Ieri ci siamo riusciti. Ah, no? Più veloci. Questo qui non è un piano. Si prova a correre quando il piano fallisce. Valentine, questo non è pensare ad un piano. Non è che abbiamo alternative. Ricordati una cosa, l'alternativa c'è sempre. Basta pensarci. Allora comincia tu a pensarci. Ma perché devo essere sempre io quello che pensa? Me lo spieghi, eh? A chi ti credi di essere, Einstein? Sapete saltare con l'asta? In questo modo non può raggiungerci. Non era poi così complicato. La mia macchina è parcheggiata là dietro. Stiamo arrivando, aspetta! Senti un po', dammi l'inboxer. È brava nel salto con l'asta?
Non ci lascerà molto tempo quando arriveremo alla macchina. Saltiamo tutti e tre insieme. Va bene. Aspettate. Ok, pronti? Uno, due, tre!